presidente degli artigiani Venzo attacca la senatrice Filippin. Sul tribunale deve fare di più. Si è spento a 87 anni Monsignor Pietro Nonis, vescovo emerito di Vicenza. Sabato i funerali. Assolti la mamma e i nonni del bimbo conteso di Cittadella. Per il giudice non ci fu maltrattamento. Fa discutere i bassanesi la proposta del comune di Vicenza di ospitare i profughi nelle case di cittadini. Il compianto presidentissimo dell'ANA Montegrappa, Bortolo Busnardo, protagonista dell'illustre bassanese. Il sindaco di San Giorgio risponde: ah, e io chiamo Rete Veneta, in quell'incrocio si deve fare una rotonda. Operazione Marmellata Collection, condannate due persone per avere contraffatto un noto marchio di marmellate di Asiago. Doppio arrivo in casa Bassano Virtus, si tratta del portiere Grandi della Pergolettese e del centrocampista Tonona della Pro Patria. Buonasera a tutti voi telespettatori, in apertura torniamo anche oggi ad occuparci del Tribunale di Bassano perché il presidente degli artigiani Sandro Venzo attacca la senatrice Filippin con pesanti accuse sul social network. Venzo all'attacco della Filippin. Il presidente degli artigiani bassanesi non usa mezzi termini. Se si vuole salvare il tribunale bisogna agire e farlo in fretta. Quindi siamo convinti che dobbiamo veramente cambiare registro. Cambiare registro vuol dire meno proclami e più fatti. I fatti sono l'incontro col ministro. Io, come ho scritto stamattina, ho già il biglietto del treno pronto, devo solo mettere la data. Sandro Venzo non ha proprio digerito la recente riunione indetta dal PD locale per discutere ancora una volta del Palazzo di Giustizia cittadino. Quello che serve ora, attacca Venzo, è arrivare a Roma. Sono ormai passate quasi 3 settimane dall'ultima riunione del tavolo tecnico, non abbiamo neanche ancora avuto la risposta di questo benedetto incontro col ministro che attendiamo ormai da troppo tempo e quindi magari sto cercando di far capire anche alla senatrice, in questo caso appunto del PD, che il tempo sta stringendo, che dobbiamo fare di più perché si fa sì squadra e sinergia, ma bisogna arrivare al risultato. In particolare il numero uno degli artigiani spara 0 contro la senatrice bassanese, colpevole a suo dire di non aver fatto abbastanza. Vista le persone di riferimento che per noi sono il senatore Santini e la senatrice Filippin, dovrebbero riuscire a fare l'incontro col ministro nel giro di una settimana perché giocano in casa e la senatrice è addirittura all'interno della commissione giustizia, quindi dal mio punto di vista in una settimana un incontro si dovrebbe fare. Vedo però invece che si va, per non so quale motivo, a delle lungaggini che stanno un po' snervando. E Venzo non ha trovato appropriato neppure l'unico e per ora inutile incontro avvenuto nelle ultime settimane a Roma. Dal mio punto di vista un incontro di quel tipo si doveva fare in sede di governo e non in sede di partito. La questione tribunale insomma deve arrivare al governo e non restare solo un affare del PD, anche perché ad oggi, dopo mesi di insediamento del governo Renzi, targato proprio PD, nel futuro del nostro tribunale, da sempre priorità annunciata dei democratici bassanesi, non si è ancora saputo nulla, alla faccia degli intenti comuni al partito. Io spero che la senatrice o si incalzi o reagisca, ma che faccia qualcosa insomma. E si è spento stamane Monsignor Pietro Nonis, vescovo emerito di Vicenza. Nonis, 87 anni, era ricoverato da giorni all'ospedale San Bortolo. Nato a Fossalta di Portogruaro nel Veneziano, fu ordinato sacerdote nel 1950 e vescovo di Vicenza nel 1988. Nonis fu anche prorettore dell'Università di Padova e insegnante di filosofia nella facoltà di Magistero. I funerali saranno celebrati sabato 19 luglio alle 10 nella Cattedrale di Vicenza. La Camera Ardente sarà allestita nella Chiesa Antica dell'Ospedale Civile fino a giovedì mattina e nel pomeriggio all'Oratorio della Gonfalone in Piazza Duomo. Messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore da tutta la provincia. E parliamo ora dell'assessore alla comunità di Vicenza Sala, che propone ai suoi concittadini di ospitare i profughi nelle loro abitazioni. L'idea sembra dividere gli abitanti tra favorevoli e contrari. Vediamo. Proposta shock dell'assessore alla comunità di Vicenza. I cittadini potrebbero ospitare i profughi direttamente in casa. Isabella Sala chiede di ospitare i rifugiati qualora ce ne fosse bisogno nelle case dei vicentini. Abbiamo raccolto i pareri dei bassanesi. Beh sì, perché sono stato anche io profugo. Perciò l'aiuto è giusto, ma però bisogna essere aiutati anche dall'Europa. Cioè, no, l'Italia non può fare raccogliere tutti, perché oltretutto siamo anche noi in un periodo di crisi. A casa no,
Ma nel mio paese ci sono già in una casa, ci sono già ospitati tre. Assolutamente no. Ho girato spesso in Africa e ho trovato sempre una ottima ospitalità, per cui su qui non ci piove, sono d'accordo. No, assolutamente no, anche perché abbiamo molti concittadini che hanno esigenza di casa o appunto per crisi non hanno casa e tutto il resto, quindi prima ci sono i nostri, mettiamo a posto i nostri anziani, i nostri giovani e dopo se avanza qualcosa ben volentieri aiutiamo tutto il mondo, ma prima i nostri concittadini. C'è anche chi invoca un maggior aiuto dall'Unione Europea. No, perché beh, è una questione molto complicata, è una questione che andrebbe risolta prevalentemente in sede dell'Unione Europea prima di pensare a prendersi i profughi in casa. La proposta dell'assessore Sala sembra dunque dividere i cittadini. Condannato a 5 anni di reclusione l'amministratore di un'azienda di materie plastiche di Rosà, l'uomo 69 anni, residente a Bassano, è accusato di frode fiscale dopo che la Guardia di Finanza di Bassano ha accertato che l'azienda in questione aveva indicato nelle dichiarazioni di redditi aziendali elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ai 18 milioni di euro, grazie a fatture per operazioni inesistenti per decine di milioni di euro. In sede di condanna il giudice ha ordinato anche la confisca dei beni in sequestro per oltre 8 milioni e mezzo di euro, oltre ad una serie di pene accessorie, tra cui l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. E con il prossimo servizio ci occupiamo di verde pubblico. A Bassano negli ultimi anni sono state tagliate tante, troppe piante. Da Rete Veneta l'invito agli attuali amministratori a costruire una commissione del verde fatta da chi il verde lo conosce bene. Dopo la pianta abbattuta la settimana scorsa dal forte temporale in Viale Scalabrini a Bassano, cui sono seguiti tagli di altri platani lungo la stessa strada, monta la protesta dei residenti che temono possa verificarsi quanto ipotizzato dalla precedente amministrazione la soppressione totale degli alberi. Già l'assessore competente Roberto Campagnolo aveva dichiarato che se dovrà dipendere da lui i platani non saranno toccati, a parte alcune eccezioni. Sull'argomento abbiamo sentito l'esperto agrotecnico. Per cui credo che prima di tagliare va fatto un esame dettagliato delle piante e se possibile salvarne il più possibile di quel viale. E l'invito che lancia Rete Veneta all'attuale amministrazione è che nell'ottica di costituzione delle nuove commissioni venga inserita anche quella al verde pubblico, un pool di tecnici che conoscano tutto sulle piante e possano dare consigli su come trasformare il verde pubblico in risorsa per tutta la città. L'importante è che sia composta di gente che conosca l'argomento, che sia a conoscenza e che venga pure fuori anche dagli organismi comunali e che dia un contributo spassionato, non vincolante anche nelle opere, ma di conoscenza, per cui di un approccio al verde che deve essere positivo e non come un problema. E intanto questa settimana il nostro TG Linea Aperta si occupa di disagi e ritardi nella consegna della posta con il seguente quesito. Disagi e ritardi, polemiche sulle poste, come sempre diteci la vostra opinione inviando un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E con il prossimo servizio riflettori puntati sull'illustre Bortolo Busnardo, il compianto presidentissimo dell'ANA Montegrappa. L'illustre Bortolo Busnardo è dedicato al presidentissimo dell'ANA Montegrappa, scomparso il 24 gennaio 2012 all'età di 79 anni, il numero di luglio dell'illustre bassanese, bimestrale monografico di cultura che ha voluto dare pieno spazio a una figura carismatica come quella di Busnardo. Esempio di impegno, solidarietà, esempio di coerenza, integrità morale, di forza, di volontà e correttezza, in una parola di alpinità. Per tante generazioni di penne nere non solo che hanno voluto seguire le sue orme, oggi a rendere omaggio la figura del presidentissimo c'erano tutti, compreso il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favaro, che con commozione ha ricordato quello che per lui fu zio Bortolin, in realtà un faro, un riferimento di vita, una vita dedicata al prossimo, una vita dedicata ai suoi alpini. Per me è una doppia emozione perché ho vissuto questa giornata prima da spettatore e adesso da protagonista, quindi il mio cuore è in fibrillazione, saluto. Frammenti di esistenza dell'illustre Bortolo Busnardo raccontati tra foto d'epoca, il cappello, i ricordi di chi il presidentissimo l'ha conosciuto, l'ha ammirato, apprezzato, gli ha voluto bene.
E torna anche quest'anno la 6 giorni alpina promossa dall'ANA Montegrappa. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 17 ai 25 anni. Dal 28 luglio al 30 agosto 30 giovani potranno trascorrere 6 giorni con gli alpini. Sono ancora aperte le iscrizioni, termine ultimo venerdì 18 luglio. Falsi d'autore in mostra a Bassano, protagonisti gli ospiti del centro diurno Raggio Verde di Marostica, autori delle tele. Miró, Klimt e Modigliani in mostra all'ospedale. Artisti d'eccezione riproducono grandi nomi della pittura. Sono gli ospiti diversamente abili del centro diurno Il Raggio Verde di Marostica che espongono le loro opere a San Bassiano. L'azienda ospedaliera presta le proprie pareti per i quadri che riproducono le opere di artisti famosi, veri e propri falsi d'autore. Le tele sono collocate nelle sale d'attesa, nei corridoi dei vari reparti, abbellendo i locali a cui accedono gli utenti, mostrando a tutti il potere dell'arte. Sono riproduzioni con interpretazione da parte dei nostri artisti, sono tutte persone disabili. Questi partecipano a un progetto di riproduzione di alcuni quadri e scelgono insieme il quadro d'autore e condividono con gli educatori la storia e la natura o l'origine di quel quadro e lo reinterpretano a modo loro. Tutto iniziato con la festa di San Bassiano e l'esposizione dei quadri nell'atrio del nostro ospedale. I quadri vengono ritirati presso il centro diurno con l'obiettivo di far conoscere gli eccezionali autori e gratificarli per il loro lavoro. È stato fatto un catalogo di tutte le opere, i falsi d'autore dei nostri ragazzi del centro diurno di Marostica e non c'è dubbio, l'arte anche per le persone con disabilità come per tutti noi aiuta a far uscire il meglio di ciascuno. E continuiamo a parlare di sanità con l'ennesimo primato del Veneto. L'ospedale di Asiago è a poter vantare il primo live surgery sulla protesi del ginocchio organizzato dal primario di ortopedia Giovanni Costacurta. Si tratta di una nuova tecnica di impianto di artroprotesi al ginocchio che grazie ad un attacco in 3D consente di adattare la protesi al paziente. L'ospedale di Asiago assieme a quello di Nizza è stato scelto come struttura di riferimento per una tecnica innovativa come questa. E rimaniamo ad Asiago, operazione Marmellata Collection. Due persone sono state condannate ad un anno e tre mesi di reclusione dal Tribunale di Vicenza per aver contraffatto il marchio di una nota marca di marmellate del luogo. I due incastrati dalla Forestale operavano anche nel mercato statunitense. La coppia dovrà quindi pagare pure una multa di 2.000 euro ciascuno. All'azienda asiaghese è stato riconosciuto un danno morale di 200.000 euro. Siamo alla pagina dell'Alta Padovana. La magistratura ha messo la parola fine sul caso del bimbo conteso di Cittadella. Non ci fu nessun maltrattamento. Nessun maltrattamento. La mamma e i nonni del bambino di Cittadella nel Padovano, accusati di sopraffazione nei confronti dell'undicenne, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso il giudice Marassi del Tribunale di Padova, che spiegherà i motivi della decisione entro 90 giorni. Immagini, quelle che state vedendo, che hanno fatto il giro di tutta Italia, diffuse per la loro durezza, perché episodi di violenza come questi insegnino a scegliere prima la strada del dialogo. Figli contesi da genitori in perenne lite. È la storia del ragazzino di Cittadella prelevato con forza da scuola. La magistratura ne aveva ordinato l'allontanamento dalla madre, ritenuta responsabile di aver creato nel figlio, anche attraverso violenze morali e psicologiche, l'ostilità nei confronti del padre. Il ragazzo, prima ospitato in una casa accoglienza, poi affidato al papà. Oggi l'ultimo atto di questa vicenda è iniziata nel 2009. Mamma e i nonni materni accusati di maltrattamenti sono stati assolti. L'accusa aveva chiesto 2 anni per la madre, 1 per entrambi i nonni. La difesa ha passato in rassegna gli episodi contestati fino alla soluzione. In aula era presente solo il padre che ha abbandonato il tribunale dall'uscita posteriore senza rilasciare dichiarazioni. Ieri vi abbiamo mostrato la denuncia della signora Costa che lamenta la pericolosità di un incrocio ai confini tra Campo d'Arsego e San Giorgio delle Pertiche. Oggi risponde il sindaco Predevello.
Il problema è evidente ed innegabile. L'incrocio tra via Brenta e via Praria è pericoloso. Poco però può fare ad oggi il comune di San Giorgio delle Pertiche, cui compete solo parzialmente il problema. Il problema dell'incrocio è molto grave. Su questo incrocio la provincia ha già disegnato e ha fatto un preliminare già nel 2010 per la realizzazione di una rotatoria. E da subito il comune ha assicurato la propria collaborazione al progetto. Da parte nostra, come comune di San Giorgio delle Pertiche, abbiamo dato tutta la disponibilità alla collaborazione con la provincia per la realizzazione di questa rotatoria, quindi abbiamo fatto anche delle osservazioni chiedendo che venga realizzata attorno alla rotatoria la pista ciclabile che non era prevista. Questa osservazione nostra è stata accolta. Ora dunque la palla passa alla provincia. La palla passa alla provincia, purtroppo anche loro ci hanno risposto con sollecitazioni che noi abbiamo fatto, appunto, che sono legati a un progetto di realizzazione, quindi allargamento, come ho già detto prima, della via Brenta, soppressione del sottopasso in Campo d'Arsego, in territorio di Campo d'Arsego. Però la provincia ci ha anche risposto che in questo momento, appunto, hanno pochi finanziamenti, quindi è un progetto che spero, mi auguro, non rimanga sulla carta. Dopo gli ultimi incidenti, l'amministrazione di San Giorgio ha chiesto di aumentare ulteriormente la visibilità dell'incrocio, se necessario posizionando anche segnali luminosi, ed oggi è lo stesso sindaco a lanciare un appello agli automobilisti. Chiediamo anche ai cittadini stessi e agli autisti di stare attenti quando si trovano sulle strade. Siamo ora allo sport con il calcio. Doppio arrivo in casa Bassano Virtus. La società giallorossa ha perfezionato l'arrivo a titolo temporaneo del portiere classe 92 Matteo Grandi, in arrivo dalla Pergolettese, e del centrocampista Nicolò Tonon, classe 93, che nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze nella Pro Patria. E intanto da via Piave arriva l'ufficialità dell'addio di Gianluca Maran, il difensore classe 94, che si è trasferito al Vado in Serie D. L'immobilismo della politica su pressione fiscale ed immigrazione, tra i temi al centro del dibattito questa sera a Focus in studio con il nostro direttore alle 21.05 ci saranno Bruno Cesaro, Renato Boraso, Paolino Barbiero, Sante Carraro, Mario Conte. Come sempre attendiamo numerosi anche i vostri sms. Ed ora vi lascio come ogni sera al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Sario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Caratelli Giuseppe, Caravaggio Antonio, Campori Paolo, Carbone Giuseppe, Carbone Pietro, Carboni Carlo, Cardelli Pancrazio, Gabetti Giuseppe, Gabotto Carlo, Gabrielli Giovanni, Gabrieli Rocco, Gabrielini Renato, Gadda Giuseppe,